Normann è il balletto in due atti con coreografie di Anna Maria Campanelli in programma il prossimo 22 marzo al Teatro Cielo. Ebbene, come nasce il progetto? Allora, il progetto nasce dato il periodo della pandemia, leggendo il libro, semplicemente leggendo il libro di Carla Maria Russo, me ne sono subito innamorata. È una storia prettamente vostra, proprio della Sicilia. Voi sapete che io non sono siciliana, ma lo sono ormai di adozione, giusto? Quindi questa storia mi ha profondamente colpita, perché la forza di questa donna è veramente incredibile, quello che ha dovuto superare nella sua vita, poche breve perché le muore giovane, e finalmente l'unica gioia della sua vita è stato per concepire un figlio, che è il famoso Federico II di Svevia. Supermundo, infatti sì. Lui ha iniziato la sua vita nei vicoli proprio di Palermo. Sì, non vorrei che lei svelasse la trama. No, assolutamente no, perché vi invitiamo tutti a venire a vedere, ovviamente, perché è un lavoro veramente meraviglioso con i miei allievi, con i miei allievi. Quante ballerine partecipano? Saranno tutta una ventina, 20, 25, non di più, dove veramente abbiamo lavorato tantissimo, molto sodo per un anno, quindi è un lavoro a cui tengo moltissimo. Quanti sono i ballerini che partecipano al balletto? Una ventina. Quindi il programma mi pare la mattina alle 10 per le scuole e la sera alle 20.